guardando un girone dopo, ti aspettavi sull'animo, magari credo di sì, ti aspettavi anche di alzare la sticella in questo modo qua? Allora, noi abbiamo iniziato questa stagione pensando ad essere ambiziosi, quindi le mie parole dopo quella partita furono dette proprio per cominciare a dare una cultura alla squadra di non accontentarsi, di provare a scavare ognuno dentro di noi per cercare di migliorare sempre, perché secondo me avevamo fatto un'ottima partita, meritavamo di andare sul doppio vantaggio nel primo tempo, poi alla prima situazione abbiamo subito gol. E quindi non era stata una cattiva prestazione, però preferivo sottolineare i difetti. È stata la nostra cultura dal primo giorno e probabilmente, non lo so se grazie a questo o meno, però ha portato sempre la squadra a voler migliorare, a voler crescere anche nei momenti positivi come questi. Quindi credo che il percorso sia nato nel modo giusto. Ecco, percorso giusto, però voglio dire, non sei ancora dama, vuoi migliorare ancora, vuoi continuare in questa performance che ti ha portato a essere per primo in classifica? Sì, è chiaro che... Non hai finito il compito ancora? Assolutamente, manca un girone intero, quindi noi non possiamo permetterci di fare strategie di classifica, di cose. Noi vogliamo vivere, lo sottolineiamo sempre, sul percorso di questa squadra, non tanto sulla classifica, che poi è la conseguenza di una crescita. E abbiamo un girone intero per continuare a provare a migliorare e diventare sempre più squadre, e sentirsi sempre più forti. È chiaro che in questo ultimo periodo soprattutto la squadra è cresciuta in tantissimo in consapevolezza, si è alzata moltissimo la qualità della prestazione, dei singoli, ma soprattutto di squadra, e quindi noi vogliamo continuare sotto questo punto di vista qui, senza far troppi conti, pensare domani c'è la Virtus Verona, siamo concentrati, abbiamo lavorato bene tutta la settimana per cercare di fare un'ottima partita, sapendo che di fronte abbiamo una squadra insomma, che ci metterà in difficoltà. Ecco, perché? Perché? Perché è una squadra che in un girone, 19 partite, ne ha perse solo 3, solo su Tirol ha fatto meglio. E una di queste sconfitte, tra l'altro, è venuta al 90° su una punizione da 30 metri, quindi vuol dire che 17 partite è sempre stata dentro la partita, è una squadra che non muore mai, non si stacca mai dalla partita, quindi sarà complicatissimo, sarà una partita che durerà sicuramente 95 minuti, sarà complicata da aprire, da scardinare e soprattutto... dovremmo fare una partita di grandissima qualità domani, perché se dovessimo avere un numero di una media di errori tecnici troppo elevata, loro in quella situazione ci farebbero la partita e potrebbero metterci in grande difficoltà. Mister, nella partita di andata si è visto un Cesena magari un po' spento nel secondo tempo, e comunque in 4 mesi sembra che sia cambiata la situazione. È cambiata moltissimo, anche se devo dire la verità che in quella partita lì noi non eravamo in condizione, avevamo fatto un'amichevole e mezza e nelle prime due di campionato quella e anche quella con la Triestina, cioè, riuscivamo a durare un tempo, 60 minuti, era figlia di un precampionato atipico e condizionato da tutto quello che sapete. E quindi in maniera naturale è cresciuta la condizione fisica nelle prime giornate e poi c'è tutto questo percorso che dicevamo prima, che ci ha portato a essere oggi insomma una squadra che si gioca tutte le partite contro chiunque. Qual è il tuo record di partite utili consecutive? L'ho fatto a Novara, onestamente non sarò precisissimo, perché mi ricordo che contammo anche la Team Cup, che arrivammo agli ottavi con la Lazio, comunque credo 14 o 15, una roba del genere, 15 partite presumo, perché erano 16 forse con la Tinca, comunque una quindicina circa. Comunque lo vuoi battere? Questo. Allora, io voglio battere... Cioè, noi non giochiamo per i record, noi giochiamo... Non è battere, io credo, poi voi magari siete più bravi, potete andare a controllare, che solo un'altra squadra aveva fatto 11 risultati in questo campionato, che era il Perugia,
e fece l'11esimo contro la Virtus Verona e poi presumo che la 12esima perse a Padova. No. E quindi vogliamo provare a essere i primi a far 12 risultati utili consecutivi, ci diamo micro obiettivi, questo è uno, è una cosa che la squadra sa e quindi ci siamo dati un nuovo obiettivo anche per questa settimana, al di là dell'importanza della gara, della classifica, di tutto quello che sapete. Il punto di forza, a tuo avviso, della Virtus Verona, dovessi citarne uno e dovessi citarne un calciatore, fa la differenza? Allora, il punto di forza è, secondo me, la squadra più simile a noi in quanto ad anima. Lavorano di squadra, credono fino in fondo, non muoiono mai, non mollano mai, e sotto questo punto di vista è la squadra più pericolosa, secondo me. È molto simile al nostro atteggiamento, e è una squadra che ha consapevolezza e vi dico la verità, ha avuto una grande crescita anche sotto il piano del gioco, perché anche a Modena, che ha vinto una partita soffrendo chiaramente magari nell'ultimo quarto d'ora perché aveva davanti una squadra fortissima che non ci stava a perdere, ma ha costruito la vittoria giocando a calcio, facendo una prestazione di livello importante. Mister, l'arrivo di Borella ha contribuito magari a mettere qualche rubri in più sulla formazione, comunque è ancora presto per... No, abbiamo voluto creare questo... Come un titolare comunque, nel senso... Sì, sicuramente è una scelta in più e quindi è una considerazione in più che io devo fare. Poi è chiaro che c'è è più un discorso magari un po' più lungo, nel senso che è appena arrivato, è un giocatore che comunque conosco già molto, molto bene, quindi questo è un vantaggio suo, mio e anche dei compagni di squadra. L'abbiamo scelto perché ha caratteristiche diverse dagli altri giocatori, gli altri esterni che avevo fino ad oggi in rosa, e quindi mi ha portato un'opzione in più sia dall'inizio della gara che a gara in corso. Però tu adesso hai già la formazione già chiara, insomma, è abbastanza facile questo, no? Ma allora, ce l'ho chiara, chiaramente, scusate il gioco di parole, ma ne parlavo con la squadra, ho anche tanti dubbi, perché adesso il livello è veramente alto. Questi problemi che abbiamo avuto nelle ultime settimane hanno rimesso in pista giocatori che magari ultimamente stavano giocando bene, si sono confermati, hanno dimostrato di esserci, e quindi so che domani, al di là della formazione che partirà, sto lasciando in panchina giocatori che meriterebbero di giocare come gli altri. Potresti giocare più di 11, però effettivamente bisogna giocare in 11. Rispetto a sabato, pensi a... No, stravolgimenti no, non c'è da far tornare, quindi vorrei dire, siamo lì. Sì, è chiaro che sabato la squadra ha fatto una gran partita, le considerazioni mie magari variano rispetto al tipo di gara che penso che possa succedere domani, e questo. Poi c'è il piccolo considerazione sul lungo, che comunque ha avuto un problemino in settimana, ieri si è riunito al gruppo e insomma capiremo dopo il primo allenamento la reazione rispetto al fastidio che aveva. Queste sono piccole considerazioni dell'aspetto fisico, poi per il resto ho la facoltà di scegliere tra una rosa ampia, insomma, di giocatori per la partita di domani. La buona notizia è che arrivi da una settimana un pochino meno travagliata. Assolutamente sì, si è unito a noi anche Sala negli ultimi due allenamenti, che era fermo da un mesetto, e quindi sì, sotto questo punto di vista siamo molto più tranquilli. Grazie. Ragazzi, scappo.